Signor Sindaco, si conclude un anno molto difficile sia dal punto di vista politico sia soprattutto dal punto di vista economico. Siamo alla vigilia di un passo importante che è quello del Consiglio Comunale che dovrà esprimersi circa l'adesione al patto di, al decreto salvaenti. Lei che cosa si sente di dire in questo momento? Ma io vedo, per quanto riguarda l'aspetto politico, non è stato un anno difficile, un anno normale come tutti gli altri anni, perché la politica è sempre in evoluzione, la politica è quella che c'è poco da fare, non possiamo mutare il tempo della politica, ma si chiude un anno difficilissimo dal punto di vista economico per la nostra città, perché tra l'altro negli ultimi giorni sono venuti fuori dei debiti che prima non conoscevamo, per cui siamo stati costretti ad affrontarlo. Proprio dal mese di ottobre in poi abbiamo scoperto che la Regione, oltre a tutti i tagli che erano stati operati, ha fatto un taglio di 1.369.000 euro su somme che già noi avevamo speso. Per cui questa è stata una botta quasi finale. Un'altra botta finale l'abbiamo avuto nel momento in cui abbiamo scoperto che la precedente amministrazione, un finanziamento di 4.400.000 euro per la realizzazione del campo sportivo, non aveva messo il vincolo, per cui queste somme sono state già spese e oggi noi ci ritroviamo e siamo costretti a restituire quasi 4 milioni allo Stato, somme che non abbiamo più a disposizione. Per cui negli ultimi proprio giorni abbiamo scoperto un buco di oltre 5 milioni per quanto riguarda al Comune di Monreale. Non ci rimaneva altra strada, non avevamo altra scelta da poter fare che quello di aderire a questo bilancio di previsioni, a questo decreto salvaenti, il 174, per partire e fare ripartire Monreale, speriamo, da una situazione economica migliore. Speriamo che il Consiglio Comunale in questi giorni, che è chiamato giorno 27, aderisca al decreto salva comune per dare a Monreale una tranquillità e una serenità sotto l'aspetto economico. E senza dubbio poi questa tranquillità si trasformerà sotto l'aspetto politico. È stato un anno di forte pressione tributaria per le ragioni che lei ha appena spiegato. C'è la possibilità che per il 2013 il Comune possa alleggerire un po' questa pressione tributaria ed eventualmente come? Io credo che ci sia poca possibilità di alleggerire questa pressione tributaria, perché Monreale non è uno dei comuni che ha una pressione tributaria altissima. Monreale è stato uno dei comuni, e il risultato finale è stato quasi il dissesto, che per tanti e tanti anni coloro che mi hanno preceduto hanno avuto il piacere di fare la politica del voto e non la politica della buona amministrazione. Politica del voto perché hanno tentato in mille volte di rubare il voto, di proprio rubare il voto alla gente per scopi personali e di non aumentare mai una imposta. Io le porto un solo esempio: l'acqua, che da noi oggi, dopo gli aumenti che ho fatto io, è allo 0,45, alla metà di quanto paga Palermo, che paga 0,95 al metro cubo. Io le dico un'altra cosa: oggi con l'aumento che abbiamo avuto dei rifiuti, della tassa sui rifiuti, noi siamo a circa 4 euro al metro quadro, contro Prinzi che paga 4,20 euro, contro Roccamena che paga 4,50 euro da diversi anni e contro Palermo che è una tassa che sta per aumentare. Oggi lei mi parla di tasse alte, non è così. Monreale l'IMU è al 7,6 contro gli altri comuni che sono l'80% dei comuni siciliani, e lo dice la stampa, è al 10,6. Io credo che ci troviamo in questa situazione per una politica dissennata di coloro che mi hanno preceduto. Bastava una politica meno attenta al voto e più attenta al cittadino per evitare questo disastro alla città di Monreale. Prospettive per il 2013 dal punto di vista generale, Monreale come si pone di fronte a questo nuovo anno? Monreale, sono sicuro che dopo l'approvazione, dopo l'adesione a questo decreto salvaenti, in modo tale che possiamo spalmare questo debito fuori bilancio che ci troviamo nei 10 anni, senza gravare troppo sulla gente, Monreale potrà ripartire e potrà di nuovo rivivere una stagione bella per quella che era Monreale, perché Monreale è città senza dubbio eccezionale, però solo che praticamente oggi ci troviamo sotto l'aspetto economico nelle condizioni di non poter spendere una linea, di non poter spendere un euro per nessun servizio. Ma io sono sicuro che con l'approvazione del decreto dal mese di aprile in poi saremo quasi normali e potere di nuovo rigarantire tanti e tanti servizi ai cittadini. Un'ultima cosa, un messaggio di natalizio a tutti i cittadini perché possono passare un Natale sereno, anche se è un Natale molto magro dal punto di vista economico. Io auguro ai miei concittadini un felice Natale, un santo Natale e un felice 2013. Capisco perfettamente che sono stato impopolare e di questo me ne faccio carico. Come ho già detto, potevo scegliere la strada di dimettermi, ma non l'ho fatto, perché ho voluto mantenere su di me l'impegno che i miei cittadini mi hanno dato.
Io li ho ringraziati nel momento in cui mi hanno avuto fiducia, quando mi hanno eletto nel 2009, li continuo a ringraziare oggi e vi dico che tutto quello che ho fatto l'ho fatto nell'interesse della città. Io sono monrealese di origine per avere qua i miei genitori, i miei nonni, i miei bisnonni. Non sono uno che è arrivato nella città di Monreale per fare fortuna, non ho fatto fortuna e non vi voglio dire che questa, la posizione di sindaco mi ha portato un danno economico, è stata una mia scelta. Mi è piaciuta, l'ho fatta e la continuerò a fare fino alla fine del mandato, perché non credo che ci possa essere un'altra persona che sia in grado di amministrare più oculato di come l'ho fatto io. Io ho cercato di risparmiare al centesimo, non ho speso mai una lira per fare né feste né festini, non ho speso mai un centesimo lo solo per fare pranzi o per bar o ristorante dal momento in cui mi sono insediato, e di questo ne potete prendere atto guardando le carte della signora Aresu, che è l'economa, la quale dice sempre: sindaco, lei non fa una festa. Nel 2012 non abbiamo fatto manco una, non abbiamo invitato neanche una persona, non abbiamo offerto, il comune di Monreale non ha offerto un caffè. Solamente nel 2011, ed è giusto che i cittadini lo sappiate, abbiamo offerto una cena a 4 giornalisti che venivano dal nord, giornalisti di Repubblica e di un altro giornale del nord. Questo è quello che ho fatto e che continuerò a fare per questi anni. Io vi chiedo, avete avuto fiducia nel 2009? Continuate ad avere fiducia. Non credete a tutti coloro che della politica ne vogliono fare un'arte, perché quell'arte vi porterà sicuramente alla morte, perché come che hanno parlato alla morte, evidentemente parliamo di morte amministrativa, non di morte amministrativa, vi porterà una morte amministrativa della città. Credetemi, ho fatto di tutto e continuerò a fare tutto. Buon Natale a tutti voi.